Salve a tutti, adesso andremo a vedere come si presenta l'interfaccia quando avviamo Blender. Risalta subito agli occhi lo spazio 3D, quello che sto muovendo, che ci permette l'inserimento di vari oggetti. Oggetti del tipo camera, oggetti del tipo luce, oggetti del tipo mesh o altri oggetti utili alla rappresentazione. Contorna lo spazio 3D, la finestra dello spazio che ci propone lo spazio 3D, tutta una serie di finestre identificabili dal proprio tasto, da Info Window, Outliner Window, la Property Window, Timeline Window, a 3D View Window. Nello specifico andremo a vedere successivamente ogni finestra a cosa è utile per la lavorazione. C'è da dire anche che è possibile, grazie al tasto associato ad ogni finestra, cambiarne la tipologia. Grazie a questo tasto è possibile, se si vuole, replicare la stessa finestra in un'altra parte del nostro schermo o semplicemente è possibile richiamare altri strumenti che ci servono per la lavorazione. È anche possibile suddividere queste finestre grazie all'angolo superiore destro che ci viene proposto in ogni finestra. Basta semplicemente tenere premuto, tirare verso il basso, verso sinistra, verso destra, verso l'alto, in maniera tale da replicare un'altra finestra, tenendo premuto, comparirà la possibilità di poter chiudere una delle due finestre create. Bene, per questo è tutto. Al prossimo tutorial. Grazie.